tratta soltanto di canzoni d'autore come quelle che abbiamo ascoltato, cioè canzoni di cui conosciamo chi ha scritto la musica, chi ha scritto le parole. All'inizio, intorno al 1200, quando è nata la canzone napoletana, cioè nello stesso anno in cui è stata fondata l'Università di Napoli Federico II, la canzone era un'espressione spontanea del popolo. Era fatta da anonimi, quindi era fatta da canzoni di una sigaretta, un buco, una mano in casa e se
d'amore e veleno cara amica. Thank you.
Yeah.